Ecco qua, abbiamo attivato anche la registrazione. Buonasera a tutti, abbiamo rispettato i 5 minuti accademici, non il quarto d'ora perché sarebbe esagerato. Ringrazio, saluto prima di tutto e ringrazio per la presenza, per la partecipazione. La piattaforma mi dice che stiamo per raggiungere la quota dei 100, quindi se qualcuno deve ancora collegarsi, le conviene che lo faccia velocemente, altrimenti c'è la diretta su Facebook e questa volta pare che sia partita giusta, ecco, a differenza della scorsa settimana che era successo qualche pasticcio. Questa sera questo è il terzo incontro effettivo del progetto Dante a Cremona e questa sera non tratteremo di economia, ma bensì di storia e di storia politica. La relatrice la conoscete perché non è la prima volta che ci racconta di vicende storiche su Zoom per queste dirette da remoto. Elisa Chittò fa parte tra l'altro del Consiglio della Società Storica, è un'insegnante ma è anche ricercatrice. I suoi secoli erano il Medioevo, poi è passata al 400, al 500, però comunque gravita sempre attorno a questi periodi. L'avete già sentita in occasione del primo ciclo di incontri che avevamo fatto tra gennaio e febbraio sul tema della peste. Lei aveva raccontato la peste del 1452 a Cremona, che era un tema poco trattato e poco noto. Questa sera invece ci condurrà per mano a scoprire alcuni aspetti della storia di Cremona e soprattutto alcuni aspetti di questo mitico personaggio storico cremonese molto controverso. La storiografia l'ha trattato in modo sempre diverso, il famoso Buoso da Dovara. Lo farà in modo diverso, originale e sicuramente accattivante. Addirittura ci sarà, lei ci racconterà la storia, ma sarà la voce, la sua sarà la voce di un nipote o pronipote, chiamiamolo così, di Buoso, che accompagnerà il suo antenato, accompagnerà Dante a conoscere la storia di questo suo mitico antenato. Ricordo che a Cremona esiste anche la via Buoso da Dovara. Quindi io cederei la parola a lei, ricordando che il progetto Dante a Cremona fa parte del bando del Comune di Cremona Cultura Partecipata e gode anche della collaborazione dell'Ufficio Scolastico Territoriale e il sostegno e la collaborazione del Liceum Club Internazionale e di Cassa Padana. Mi piace ricordarli perché sono veramente degli aiuti notevoli e un riconoscimento anche all'attività della società storica. Quindi, adesso non mi resta altro che cedere la parola alla professoressa Elisa Chittò. Buonasera a tutti. Grazie Angela che come sempre mi sopporta. Ringrazio Beatrice Del Bo che ci ha fatto una bellissima conferenza giovedì scorso e la ringrazio per i suoi preziosissimi consigli. Ringrazio anche Valeria Leoni e il suo collaboratore Francesco Faldi perché mi hanno consentito e mi hanno aiutato nella realizzazione di alcune immagini che oggi vedremo. Ringrazio anche Valerio Guazzoni che mi ha aiutato nel di leggere i dipinti che a breve vedremo.
Ringrazio anche Silvia Corbani, la nostra grafica, perché come vedrete le slide sono molto belle, ma non è frutto della mia mano. Allora, questa sera, appunto, come ha detto Angela, parleremo di Boso da Dovara, ma oddio, non scusate, perché non partono le slide e non riesco a capire il perché. Ecco qua. Ecco qui. Allora, mentre cercavo in rete delle immagini da proporvi questa sera, ho trovato alcuni dipinti della metà dell'Ottocento che hanno come soggetto Boso da Dovara. In questa prima immagine, che poi è la cartolina della nostra serata, vediamo Boso da Dovara così, vestito da mendicante con alcuni cittadini di Cremona che escono da una chiesa e lo oltraggiano, lo umiliano. Sullo sfondo vediamo una città turrita, una città medievale. Le guglie potrebbero essere quelle del nostro Duomo. È ovviamente un racconto di fantasia. L'opera è stata realizzata da Pietro Aldi nel 1878, un pittore grossetano, morto molto giovane, ma che possiamo considerare fra i pittori storici. È infatti l'autore del famoso incontro di Teano fra Vittorio Emanuele II e Garibaldi, che è stato dipinto nel palazzo, che ha dipinto nel palazzo pubblico di Siena. E questo pittore ha dipinto, anche ha rappresentato altri momenti del Medioevo italiano. Ecco però, grazie a questo dipinto che è conservato nel polo culturale Pietro Aldi di Saturnia, in provincia di Grosseto, grazie a questo dipinto il pittore ha avuto importanti riconoscimenti. Ma proseguiamo con un altro dipinto che ho trovato. Questo rappresenta sempre Boso, vestito da mendicante vecchio, che viene umiliato da un gruppo di cittadini. Addirittura uno mostra il pugno, quindi sono molto, diciamo, molto una scena piuttosto violenta. Questo dipinto è conservato presso i Musei Civici di Livorno ed è stato realizzato dal pittore Enrico Pollastrini, un pittore più famoso dell'altro, livornese di nascita ma fiorentino di adozione. Ma quello che mi ha colpito è che è il soggetto. Noi non riusciamo, io almeno personalmente non riesco a comprendere da quale, diciamo, fonte letteraria questi pittori abbiano attinto nella seconda metà dell'Ottocento, perché insomma le fonti storiche non raccontano mai di un Boso così umiliato, così contrito, vestito da mendicante. Molto probabilmente si sono rifatti al Chronicon di frate Francesco Pipino, un frate bolognese, che scrive la storia dell'Italia fino al 1314 e a stralci la storia è stata pubblicata da Antonio Muratori nel 1726. Però risulta molto strano che nella metà dell'Ottocento i pittori, gli artisti si ispirassero ancora a Muratori. Noi non abbiamo ancora, almeno io, e lancio un sasso agli storici dell'arte, capito quale sia proprio l'ispirazione letteraria di questa particolare iconografia. Perché pittori storici che si interessano a Boso da Dovara? Ma sono la metà dell'Ottocento. Soprattutto il romanticismo è il periodo in cui viene creato il mito di Dante. Dante è visto come l'unificatore della lingua italiana e anche idealmente l'unificatore della patria. Non a caso noi stiamo celebrando i 700 anni della sua morte, ma nel 1865
a Firenze, in occasione dei 600 anni della nascita, viene inaugurata la statua in piazza Santa Croce alla presenza del re Vittorio Emanuele II e di molte municipali e di molti rappresentanti della, della municipalità. Quindi Buoso da Giovara diventa un personaggio nazionale nell'Ottocento, proprio nella ripresa del culto di Dante. Ma cerchiamo di conoscere l'episodio dantesco, il 32esimo canto dell'Inferno. Dante ormai ha raggiunto insieme a Virgilio la parte più infima, più lontana dalla luce divina, il cuore dell'Inferno, che è il Cocito. L'ultimo cerchio, il nono cerchio, è costituito da altri quattro cerchi concentrici, Caina, l'Antenora, la Giudecca e la, la Tolomea. Nell'Antenora vengono puniti i traditori della patria o i traditori della, della parte politica. E i dannati sono conficcati nel ghiaccio fino al collo e il freddo pungente fa loro battere i denti. È una scena veramente violenta e crudele quella che Dante ci racconta. Dante cammina cercando di farlo, ma involontariamente sferra un calcio di esse e l'anima urla bestemmiando: perché mi pesti? Se tu vieni a crescere la vendetta di Montaperti, perché mi molesti? Ecco, quando Dante sente la parola Montaperti si blocca immediatamente e vuole sapere chi è l'anima che ha parlato. L'anima urla, bestemmia, ma non vuole rivelare il proprio nome. Quindi un'anima che si trova nei pressi ad un certo punto alza la voce e dice: bocca, perché urli? Non ti basta battere i denti? E quindi Dante sa già che ha di fronte Bocca degli Abati. Bocca degli Abati però non sta zitto e cerca di svelare il nome del suo delatore. Infatti dice: ma non tacer, se di qua dentro esti, di quel che ebbe or così lingua pronta, e piange qui l'argento dei Franceschi. Io vidi, potrai dir, quel da dove era, laddove i peccatori stanno freschi. Dante nel frattempo aveva preso bocca per la collottola e gli aveva strappato i capelli, quindi la scena è molto cruda. Dante si trova di fronte a due personaggi storici. Bocca era fiorentino, un capo guelfo, che era stato ingiustamente forse accusato di aver causato la disfatta dei Guelfi a Montaperti per aver tagliato la mano all'alfiere che portava lo stendardo della parte, mentre sappiamo che Buoso è guelfo di famiglia cremonese di Bellino di famiglia cremonese e è accusato da Dante e da alcuni cronisti di essersi fatto corrompere dai francesi che al seguito di Carlo d'Angiò scendevano in Italia per, come dire, per conquistare il regno di Napoli e toglierlo a Re Manfredi. Ma cerchiamo di capire qualcosa in più di questo controverso personaggio. Chi era Buoso? È stato davvero un traditore? E nel viaggio immaginario che Dante compie a Cremona, immaginiamo, è così un racconto di pura fantasia, che dopo la cena raccontata da Beatrice Del Bo giovedì scorso, Dante abbia incontrato Nicolino Dovara. Nicolino Dovara era uno dei veterani ghibellini banditi da Cremona e ritornato in città dopo la discesa di Arrigo VII nel 1311. Nicolino era figlio di Gandione Dovara e di Agnese Pelavicino.
I due erano sicuramente parenti di Buoso e di Oberto, non sappiamo quale grado di parentela avessero, ma sicuramente erano parenti molto stretti. E Dante e Nicolino, se si fossero incontrati per davvero, avrebbero avuto molto da dirsi, perché appunto avevano condiviso tanti anni di esilio. E Nicolino conduce ovviamente Dante a conoscere i luoghi del suo antenato. E la prima tappa in città è la Platea Parva o la Platea Domini Capitanei, dove appunto sorgeva il palazzo di Buoso, il palazzo Fortezza di Buoso da Dovara, e dove la famiglia Dovara aveva, si era realizzata una sorta di quadrilatero, ecco qui lo vediamo meglio, nelle vicinie di Santa Sofia, San Nicolò, lo vedete segnato dai puntini, San Michele Nuovo e San Bartolomeo. Rifacendoci agli studi sulle piazze di Cremona nel 400 di Monica Visioli, possiamo risalire che nella Platea Parva, e qui stiamo vedendo la carta del Campi, erano collocati tre edifici molto importanti. Al numero uno le case dei mercanti, cioè la sede dell'antica università dei mercanti, e accanto al numero due la fortezza, il palazzo fortezza che Buoso si era fatto costruire intorno agli anni 60 del 200. Al numero 3, attiguo al palazzo del comune, sorgeva il palazzo del capitano. E Buoso da Dovara si era costruito questo impero, diciamo, impero immobiliare nella parte vecchia della città verso Porta Riberti. Porta Riberti era ubicata all'altezza del palazzo del Teatro Ponchielli, lungo appunto il corso, l'attuale corso Vittorio Emanuele II, e la Platea Parva è una parte, occupava una piccola parte dell'attuale piazza Stradivari. Allora vi dicevo che qui già i Dovara avevano delle immense proprietà, ma nel corso degli anni 60 Buoso mette in atto una politica di acquisti immobiliari molto importanti e arriva addirittura a realizzarsi proprio un quadrilatero di edifici fatto di case torre, di volte, che nel caso di necessità poteva diventare una fortezza come lo erano le fortezze che si era realizzato o che aveva acquistato nel contado. Ecco qui in Piazza Stradivari, l'avrete riconosciuta tutti, è una sorta di torre è probabilmente l'ultimo baluardo di ciò che resta della Platea Parva dell'età medievale. Se passerete da Piazza Stradivari, vi accorgerete di queste epigrafe, di cui poi Angela vi parlerà, che è stata fatta affiggere dal professor Ugo Gualazzini e che recita: "Qui, ove sorgono le case di quel da dove era, nel 1270 venne posta la residenza del capitano del popolo e fu la sede dell'antica università dei mercanti. Questa torre, ultima testimonianza di quello storico edificio, venne restaurata nel 1964 dal comune di Cremona perché fosse tramandato il ricordo di quelle civiche istituzioni." Quindi gli studi recenti di Monica Visioli non contraddicono ciò che il professor Guarazzini aveva già intuito, cioè che sul lato occidentale di Piazza Stradivari sorgessero proprio gli edifici, la casa fortezza di Buoso e le case dell'Università dei Mercanti. Vi dicevo che Buoso da Dovara compie proprio una vera e propria politica di acquisti, di acquisizioni, che è documentata in 8 registri, 8 imbrediature del notaio Oliviero de Solarolis, che si trovano all'archivio di Stato di Mantova, e poi capiremo il perché.
seguono i documenti, seguono i beni, e si tratta principalmente di investiture, di feudo, di antico feudo, contratti, ma anche le doti e le donne di casa della famiglia Gonzaga. Ecco qui, ad esempio, ho portato un esempio di una pagina in pergamena che contiene un acquisto di una torre di una volta da parte di Boso da Dovara dalla famiglia Tinti. Ecco, dobbiamo dire che la casa torre e la volta si era posta nella vicinia di Santa Sofia e di San Bartolomeo, e insomma fra queste due vicinie dobbiamo dire che probabilmente Boso da Dovara, approfittando della sua posizione politica forte e influente, riusciva ad incamerare i beni dei suoi nemici politici. Che fine ha fatto il palazzo di Boso? E qui, non potevamo dimenticare il duca Francesco Sforza. Perché? Secondo carteggi cinquecenteschi che Monica Visioli ha analizzato, il duca, proprio nei suoi primi anni di governo, quindi intorno al 1451, aveva portato avanti un progetto di riqualificazione della Platea Parva. Aveva voluto farla magnifica, bella e spaziosa, e soprattutto aveva voluto ampliare il palazzo del commissario ducale, il conte Giovanni da Tolentino, che aveva sposato Isotta Sforza, figlia naturale di Boso, e il conte con la moglie, la coppia viveva a Cremona e occupava un palazzo di proprietà della famiglia Visconti che si trovava proprio accanto alla Platea Parva. Tuttavia, però, questo palazzo, che era, insomma, era in via di ristrutturazione, era un palazzo molto ampio, molto bello, ma purtroppo non si trattava direttamente sulla piazza, perché davanti ad esso si trovava un palazzo magnum, vetustissimo, con muri saltissimi, e questo palazzo con ogni probabilità era il palazzo fortezza di Boso, un palazzo fortezza che non aveva nulla da invidiare con il palazzo del comune. E dopo la fine di Boso, questo palazzo era stato la sede del capitano del popolo. Ecco perché forse la piazza era intitolata in questi secoli al capitano del popolo, e poi successivamente era stata la sede della Gabella Vecchia, cioè il luogo in cui i forestieri pagavano le bollette, ossia i pedaggi per essere entrati a Cremona. Quindi Francesco Sforza fa abbattere il palazzo del nostro Duoso per lasciare appunto la sua impronta, la sua traccia. E qui vi ho portato una lettera che si trova, che è stata ritrovata in archivio di Stato a Milano durante gli studi dei monasteri femminili, e è una lettera inviata dall'ingegnere ducale Giovanni Dall'Odi alla duchessa Bianca Maria Visconti. Anche lei non poteva mancare nel nostro racconto di stasera. Il monastero era stato, Bianca Maria aveva appena fondato il monastero del Corpus Domini, e la badessa chiedeva all'ingegnere 12 carri di pietre per riempire certe falle nei muri del monastero. E quindi l'ingegnere chiede a Bianca Maria la possibilità di inviare le pietre che erano state ricavate dall'abbattimento di alcuni edifici nella piazza del Capitano. Quindi ci piace pensare che una parte del palazzo di Boso resti conservata fra le mura possenti del Corpus. Ma torniamo al nostro viaggio.
Nicolino e Buoso partono per il contado. Da Cremona arrivano alla località Costa Ripedogli, Dogli, scusate. E qui il nostro Nicolino racconta a Dante della presenza della rocca, forse restava ancora qualche muro perimetrale della rocca in cui Buoso aveva opposto una strenua resistenza nel 1267, quando insomma le sorti erano completamente cambiate per lui. Questo castello, questa fortificazione si trovava all'interno del distretto della Pieve delle Tre Lettere, l'attuale Pieve Terzani, dove appunto i Novara avevano diverse proprietà e godevano delle decime di questa pieve ormai da diverso tempo. Allora, i cronisti narrano che la fortezza sia stata distrutta dai nemici di Buoso, ma nelle mappe del catasto teresiano della metà del Settecento restano ancora tracciati i resti della rocca. Allora noi vediamo qui nel particolare del disegno vediamo un quadrilatero possente con le mura, insomma, con mura molto possenti, probabilmente si intravedono i torrioni, il ponte levatoio e il fossato tutto intorno. Forse è un disegno di fantasia, non sappiamo. Accanto alla rocca un borgo fortificato che possiamo riconoscere nel borgo appunto di Costa Ripadoglio. Io sono andata a scattare qualche foto di ciò che resta della rocca, ora trasformata in cascina, ma queste mura che presentano ancora le fortificazioni attraverso i barbacani sono ancora lì a raccontare una storia che dura da così tanti anni. Nel borgo esisteva anche una chiesa. Le fonti raccontano che nel borgo esistesse anche la chiesa di San Giusto e molto probabilmente in questa, diciamo, facciata a capanna, questo resto della facciata a capanna, forse si può intravedere ciò che resta di questa antica. Allora, quando Buoso ha acquistato la fortificazione, dobbiamo sempre ricorrere alle fonti d'archivio. Troviamo un'altra imbrigliatura, un altro registro di imbrigliature di Olivero de Solarolis che contiene appunto i beni che lui ha comprato in Costa Ripadoglio. Qui nel 1256 Buoso acquista dalla famiglia Avvocati una parte del castro di un castro muratum in Costa Ripeoli e poi qui un altro acquisto di una porzione del castello. Molto probabilmente poi Buoso veduto a creare tutto intorno una rete di fortificazioni, perché sarà qui che si rinchiuderà nel 1267, quando il suo governo cade e si forma il consorzio di fede e pace, il governo retto dai Guelfi, e qui si rinchiuderà, vi dicevo, con tutto il tesoro di famiglia, la sua famiglia, quindi la figlia Lisia, il nipote Guglielmo, perché il figlio gli era già morto, Gandione, il padre di Nicolino, con la sua famiglia e altri personaggi con i quali appunto ha combattuto una leggendaria resistenza. Ecco, nel 1268 sembra che, così raccontano le cronache, siano passati da questo
da questo castello, mentre diciamo la guerra dava l'assedio, offriva una tregua anche Corradino di Svevia, che era sceso, siamo nel 1268, era sceso dalla Germania, chiamato dalle famiglie guelfe per poter riconquistare il regno di Napoli. Purtroppo viene sconfitto dalle truppe angioine a Tagliacozzo, vicino a Napoli, viene condotto in catene a Napoli e poi giustiziato. La morte di Corradino, insomma, mette nello, come dire, lascia nella confusione i ghibellini d'Italia. Dopo il passaggio di Corradino di Svevia, la fortezza resiste ancora un anno. Buoso esce dalla fortezza, si reca a Verona, si reca a Lodi, a Pavia per cercare truppe fresche per poter, diciamo, combattere il nemico forzandolo nelle retrovie, ma non ci riesce. Cerca anche di mandare viveri ai familiari, perché ormai erano, dopo così tanto tempo, erano presi dalla fame. Il castello, la fortificazione, si arrenderà solo nel 1269 e la famiglia, come dire, seguirà il destino di Buoso, ovvero quello dell'esilio. Dopo che Nicolino ha condotto Dante in questo viaggio, nella conoscenza dei due luoghi più importanti che il suo avo aveva tracciato, non ci resta che parlare del Buoso storico, di chi era effettivamente Buoso. Buoso apparteneva a una ricchissima famiglia edovara che è testimoniata a Cremona a partire dall'XI secolo. Questa famiglia era ricca e, come dire, apparteneva, diciamo, all'aristocrazia della città. Poteva vantare, aveva avuto tra i suoi, diciamo, tra i suoi avi, Buoso aveva avuto anche un vescovo, Oberto, vissuto fra il 1117 e il 1162. Dall'episcopato la famiglia era cresciuta all'ombra dell'episcopato. Dall'episcopato aveva avuto numerosi feudi, tra cui quello della Pieve di San Giovanni delle Tre Lettere, di cui noi qui vediamo un documento di investitura. Nel 1209, infatti, il vescovo Sicardo investe i fratelli Dovara delle decine di questa pieve, e sarà nel distretto di questa pieve dove, appunto, poi acquisterà il castello di Costa Ripadoglio. Allora, dobbiamo dire che la città di Cremona, nella prima metà del 200, aveva vissuto un momento straordinario, una situazione davvero anomala rispetto alle altre città del nord Italia, perché appunto Federico II, l'imperatore Federico II, l'aveva scelta come sua residenza al nord. Fra l'imperatore e i cremonesi era nata un'amicizia molto salda, e la presenza dell'imperatore aveva affievolito i conflitti fra i milites, quindi l'aristocrazia del comune, e il populus, fatto di artigiani, di mercanti, di uomini d'affari che giustamente pretendevano il loro peso politico in città. E insieme all'imperatore c'era anche il figlio naturale Renzo, re perché era stato nominato re della Gallura e re della Sardegna. È il figlio prediletto di Federico II, gli assomiglia, ama cacciare come il padre, ama dilettarsi nella scrittura delle poesie e è spesso a Cremona insieme al padre. Viene qui investito cavaliere nominato cavaliere insieme ad altri nobili cremonesi. Si mormora addirittura che la madre fosse una cremonese. Ma diciamo che la
che in questo periodo la città vive un momento di anche i cultori, le famiglie che si sono sempre opposte all'imperatore tornano in città e diciamo che questa situazione si protrae finché la fortuna non volge le spalle a Federico II e la fortuna gli volgerà le spalle con la battaglia di Fossalta nei pressi di Modena quando Federico II verrà sconfitto dai bolognesi, dai guelfi bolognesi. E qui verrà catturato il figlio prediletto Re Enzo. Insieme a Re Enzo vengono catturati numerosi fanti dell'esercito di Federico II, fra cui cavalieri tedeschi, ma anche 200 cavalieri cremonesi, fra i quali possiamo immaginare molti capi di famiglie ghibelline. Fra questi anche Boso da Dovara. Boso da Dovara resterà prigioniero a Bologna fino al 1251. E verrà come dire, scarcerato grazie al Papa che cercherà di la sua libertà. Mentre Renzo resterà qui prigioniero nel palazzo di Renzo che si trova ancora in Piazza Maggiore a Bologna, rimarrà prigioniero dei bolognesi per ben 22 anni, fino alla sua morte avvenuta nel 1270. Una, diciamo, prigionia dorata, ma Renzo non è mai più uscito da questo palazzo. Boso da Dovara aveva un legame molto stretto con Renzo e lo aiuterà nelle transazioni finanziarie per liberare alcuni prigionieri bolognesi ancora nelle carceri di Cremona. Ovviamente queste trattative saranno insomma costituiranno una ricchezza per Boso, perché Boso ha lucrato su queste transazioni. Allora, come tutti i suoi antenati che avevano ricoperto dei ruoli importanti nel comune di Cremona, anche Boso era un uomo d'armi e un grande politico. Cresciuto al tempo appunto di Federico II, perché già dall'imperatore era stato nominato podestà di Lodi, signore di Sabbioneta e podestà di Soncino. Quando però cade Federico II a Cremona la situazione diventa molto, molto conflittuale. I guelfi ritornano in città, riprendono il potere, spadroneggiano nel contado, finché entra, diciamo, in gioco un personaggio che non è nuovo, è nuovo per noi, è Oberto Pelavicino. Oberto Pelavicino era un fuoriuscito di Parma che aveva iniziato la sua carriera politica e militare proprio con Federico II. Oberto riesce a sconfiggere i guelfi e riesce a farsi nominare vicario imperiale, di fatto signore di tre città, Cremona, Pavia e Piacenza. Oberto Pelavicino è legato comunque a Boso da Dovara. Boso da Dovara diventa il suo luogotenente in città. Oberto Pelavicino vive, mantiene la sua residenza proprio nel quadrilatero che abbiamo visto, dove appunto sorgevano le case dei Dovara. Il Pelavicino mantiene le istituzioni del comune, ma vuole, come dire, dirigere la politica cremonese e nomina podestà in perpetuo dell'Università dei Mercanti proprio Boso da Dovara. In questo modo Boso da Dovara riesce a crearsi una rete di relazioni che andava oltre la sua parte politica. Boso resta comunque un uomo della pars imperii, ma
si lega agli uomini del popolo, ai mercanti, agli artigiani, agli uomini d'affari. E grazie alle sue capacità politiche, alle sue conoscenze, stringe anche patti importanti che favoriranno il commercio in città con Venezia, con Milano e con Genova. Quindi Oberto e Boso cercano comunque di mantenere a Cremona una sorta di pace fra le parti affinché appunto i commerci potessero fiorire. Certo è che Boso comunque ha approfittato di questa situazione politica per legarsi a persone influenti, a famiglie importanti del contado e a famiglie importanti della città. E quindi possiamo dire che Boso aveva il fiuto per la politica ed era piuttosto spregiudicato nel portare avanti i suoi obiettivi. E come abbiamo già detto, in questo periodo, approfittando della sua particolare situazione politica, aumenta il patrimonio fondiario della famiglia, sia nella città che nel contado. Ecco qui vi ho portato un documento che fa parte del fondo segreto del Comune di Cremona, che si trova all'Archivio di Stato di Cremona. È un patto stipulato fra cittadini cremonesi nel quale appunto figura Gandione Dovara, un parente, non sappiamo appunto di quale grado di parentela avesse, ma che era diciamo il secondo, dopo Boso, a gestire la politica della città. Aveva sposato Agnese Pellavicino, legata appunto ad Oberto. Quindi vedete che queste famiglie pian piano si legano fra di loro. E i 15 anni del governo del Pellavicino e di Boso sono anni di pace, sono anni in cui anche diciamo la Chiesa vive un momento di pace, anche se Oberto non è mai a riconoscere i privilegi della Chiesa. Tuttavia però alcuni capi guelfi rientrano in città e Cremona diventa anche un po' un covo di eretici. Oberto li protegge e proprio per questo il Papa scomunicherà sia Oberto che Boso. I due si legheranno politicamente anche al famigerato Ezzelino da Romano, il signore della Marca Trevigiana, ma saranno pronti anche a volgergli le spalle nel momento in cui Ezzelino perde il suo potere. È il momento in cui Oberto aumenta il suo potere in Nord Italia, controlla Milano, controlla Brescia, controlla Vercelli, ma è un potere che si basa su, come dire, un castello di sabbia. Perché? Quando appunto il Papa nel 1265 chiamerà in Italia Carlo d'Angiò con l'obiettivo di strappare il regno di Napoli agli Svevi, il dominio del Pellavicino crolla, come inevitabilmente dovrebbe crollare quello di Boso. E forse è qui che Dante pensa al tradimento, perché si dice che che Manfredi avesse dato forti somme di denaro per poter fermare i francesi. Tuttavia Oberto e Pellavicino gli lasciano oltrepassare l'olio senza colpo ferire. Molto probabilmente i francesi erano, come dire, avevano un esercito numeroso, e quindi Oberto e Boso non sono riusciti a dare battaglia. Poi abbiamo la tragica battaglia di Benevento, combattuta nel 1266, dove il figlio di Re Manfredi, di Federico II, Re Manfredi, muore in battaglia, e quindi Carlo d'Angiò diventa poi re di Napoli. E la situazione a Cremona precipita.
le famiglie guelfe si armano e il governo del Pelavicino crolla. Pelavicino si rifiuta di collaborare con i legati del Papa che arrivano in città nel luglio del 1266. Non accetta le imposizioni, mentre Buoso, pur di diventare signore di Cremona, cede, accetta, forse non voleva perdere tutto. Buoso giura fedeltà al Papa, giura di fare pace con i Guelfi, consegna gli eretici al braccio della Santa Inquisizione e giura di rispettare i privilegi della Chiesa. Buoso viene nominato podestà degli uomini di Cittanova, ma è un potere che dura pochi mesi, è un potere fragilissimo, perché i legati pontifici in realtà manovrano di nascosto insieme alle famiglie guelfe per poter appunto togliere il potere a Buoso. Di fatto Buoso con un colpo di mano diventa signore di Cremona, ma lo rimane per pochissimo tempo. E quindi quando appunto si forma, lo vediamo qua, il governo del consorzio di fede e pace, Buoso si rende conto che per lui è finita e non resta appunto che dare battaglia. Qui vediamo nell'immagine proprio l'approvazione da parte del Papa del nuovo governo. Vedete che queste pergamene sono contenute in queste teche di metallo a partire appunto dal 1700 e ancora adesso sono conservate così. Quindi a Buoso non resta altro che dare battaglia e quindi di finire in maniera gloriosa la sua vicenda politica a Cremona. Dopo i due anni di resistenza lo troveremo in esilio a fare politica, perché sarà a Verona, a Pavia, e partirà per la Spagna per giurare fedeltà al re Alfonso X di Castiglia e sarà tutto fuorché, diciamo, un mendicante, come l'abbiamo visto rappresentato nei dipinti. E nel 1288 detta le sue ultime volontà a Pavia e lascia quella parte dei suoi beni che non sono stati confiscati, che non gli sono stati confiscati dal comune, al nipote Guglielmo, lasciando una ricchissima dote anche alle figlie Lisia e Margherita, e lascia cospicui legati anche a molti istituti religiosi della città, soprattutto ai francescani, ai frati predicatori, agli eremitani di Cremona, a tutti gli ospedali di Cremona, in particolar modo alla Domus degli Antoniniani di Sant'Antonio d'Amiata, che sorgeva proprio nei pressi di Costa Ripadoglio. Qui vediamo un terzo dipinto, appunto, che ho ritrovato, del pittore napoletano Giacomo De Chirico, che si trova alla Pinacoteca Provinciale di Piacenza. Qui vediamo Buoso morente, vestito da trovatore, diciamo accolto dai frati francescani. Anche questa immagine noi non sappiamo appunto quale ispirazione iconografica abbia avuto. Ecco, ma questo immenso patrimonio che in parte il comune gli aveva confiscato, in parte aveva lasciato agli eredi, dove si trovava? Stiamo per concludere. Si trovava soprattutto in città, e poi lungo il fiume Oglio, nel distretto di Pieve Terzani, fra Gabbioneta e Isola Dovarese, dove sorgeva la sua rocca, nell'Oltre Po, nella zona di Monticelli Dongina, Borgo Nuovo, che all'epoca si chiamava Borgo Nuovo Dovara, Busseto, ma soprattutto alla confluenza fra il fiume Oglio e il fiume Po, fra Cicognara, Casalmaggiore, Correggio Verde, Dosolo, Commessaggio, Sabbioneta. E non dobbiamo dimenticare che i Dovara controllavano i diritti
sulle acque del fiume Po da Cremona ad Osola. E questo significava il pagamento di pedaggi che rendevano molto, diritti di pesca, di passaggio, di pascolo, insomma la famiglia era veramente ricchissima. Ma questi beni finiranno poi nelle mani dei Gonzaga insieme all'archivio che abbiamo visto, i documenti d'archivio che abbiamo visto. In che modo? Nicolino da Dovara, il figlio di Gandione, il nostro, diciamo, l'accompagnatore di Dante in questo lungo viaggio, era, durante tutto il suo esilio, aveva vissuto a Mantova e qui aveva stretto amicizia con la famiglia Bonaccorsi e con la famiglia Gonzaga. La famiglia Bonaccorsi deteneva la signoria della città. Addirittura Nicolino aveva sposato una certa Giovanna che in prime nozze aveva sposato un Bonaccorsi, quindi aveva fatto un matrimonio importante. E quindi Nicolino era legato, legatissimo alle famiglie ghibelline rimaste nel nord Italia, come della Scala di Verona, i Bonaccorsi di Mantova e i Gonzaga. E quindi la maggior parte dei beni che Nicolino aveva, era riuscito a recuperare in parte, andranno alla figlia Anna. Questo è, diciamo, un particolare del suo testamento rogato il 7 maggio 1314 a Mantova, in cui Nicolino dispone di essere sepolto in cattedrale a Cremona nel monumento della famiglia, ma lascia tutti i beni alla figlia Anna, che nel frattempo, insomma, era stata promessa sposa a un Gonzaga. Ecco, qui vediamo una delle case torri della famiglia Bonaccorsi che ancora si vede a Mantova. E Anna viene, diciamo, è imparentata con i Bonaccorsi, è legata in matrimonio con Gonzaga e quindi grazie alla protezione di queste due influenti famiglie riesce, diciamo, a recuperare buona parte dei beni che la famiglia Dovara, che i suoi avi, avevano accumulato. Ovviamente lei è l'ultima erede perché, diciamo, la linea maschile si era praticamente estinta. E questa è la pergamena che contiene l'atto in cui Anna Dovara dichiara i beni dotali al marito Filippino Gonzaga. E la pergamena del 9 giugno 1322, pensate voi che la pergamena è lunga più di 4 metri, perciò, diciamo, una pergamena così grande per narrare tutti i beni che Anna portava in dote. Si parla di circa 2000 ettari di terreno, oltre alle case, oltre ai castelli, oltre, diciamo, ai diritti sulle acque del Po. Sappiamo che i Bonaccorsi poi verranno cacciati da Mantova nel 1328, che, diciamo, il padre di Filippino Gonzaga caccia con l'aiuto della Scala i Bonaccorsi da Mantova. Qui vediamo il dipinto di Domenico Morone del 1494 che racconta proprio, che narra come i Gonzaga siano riusciti ad impadronirsi della corte vecchia che era, diciamo, la residenza dei Bonaccorsi. E noi possiamo immaginare che forse anche Anna Dovara sia andata a vivere insieme alla famiglia Gonzaga appunto nella corte vecchia, che è stata la residenza dei Gonzaga dal 1328 fino al 1459. E qui il mio racconto finisce, ma non abbiamo ancora risposto alla domanda: Buoso è stato davvero un traditore? Ma io mi allineo alla storiografia moderna che lo riabilita. Sicuramente Buoso da Dovara è stato un grande politico che ha saputo destreggiarsi nel grande scacchiere delle alleanze politiche dell'Italia del suo tempo, però forse un traditore no. Tutti sarebbero stati accusati di tradimento, perché comunque ognuno giocava la propria parte. Però lascio la domanda aperta e voi che mi avete ascoltato deciderete se colpevole oppure no.
Vi ringrazio per l'attenzione. Buonasera. Eccoci, grazie a Elisa Chittò per questa intrigante, per questo intrigante racconto. Temeva di essere troppo lunga, di essere troppo prolissa. In realtà, secondo me, se anche avesse continuato non ci saremmo sicuramente annoiati, perché ecco, questa è un po' la tipologia delle conferenze che piacciono a noi. La fedeltà assoluta ai documenti, perché come avete visto ha citato e ha fatto vedere anche le immagini di molti documenti d'archivio, di molte pergamene, però raccontate con leggerezza e con scioltezza. Credo che anche molto interessanti, forse è la prima volta che se ne parla, è questo racconto della rocca e delle proprietà e del castello di Buoso fuori Cremona. Devo solo confermare che le mappe del Settecento, le mappe del famoso e mitico catasto teresiano, datate 1723, non sono, a differenza di stampe o di quadri, non sono di fantasia. Il catasto teresiano fu uno degli eventi più importanti che misero in campo gli austriaci. Iniziò nel 1718, nel 23 vennero pubblicate le mappe e poi le operazioni si chiusero e vennero riprese poi nel 48 e completate nel 60. Quindi nel 1760 la Lombardia austriaca è la prima ad avere un catasto regolare e quindi il catasto serviva, come tutti possiamo capire, a far pagare le tasse. Quindi anche il disegno del castello di Buoso sicuramente corrisponde alla realtà, perché i rilevatori erano geometri, agrimensori, non erano cronisti, non erano pittori, ma disegnavano quello che vedevano, perché da lì poi i sovrani, Carlo VI e poi la figlia Maria Teresa d'Austria, ricavavano le tasse. Questo un piccolo inciso, il catasto teresiano è un tema di grandissimo interesse e non è detto che magari potremmo riprendere gli incontri organizzando un ciclo magari sul Settecento austriaco, che fu uno dei momenti più importanti della Lombardia. Angela, volevo proprio dire, mi fa piacere perché effettivamente anche in una visita pastorale del Cinquecento si ricordava appunto questa corte rotta, forse distrutta, e comunque la ricordavano ancora come la Rocca di Buoso e quindi forse rimanevano i resti. Ecco, se poi appunto, come ha detto, passate in piazza Stradivari e andate vicino a questo resto della torre del Capitano, vedete questo pezzo di marmo che non illeggibile, solo grazie a una fotografia particolare Elisa è riuscita a decifrarla. Abbiamo provveduto a fare ricerche perché ci incuriosiva molto questa cosa e in archivio del Comune di Cremona è conservata una piccolissima pratica fatta di tre fogli del 1964, quando la giunta comunale e in particolare l'assessore, allora il maestro Mario Coppetti, accoglie la proposta della commissione toponomastica di cui faceva parte il professor Gualazzini e accoglie appunto questa proposta di collocare una lapide che ricordi che lì in quei luoghi
non si sa se proprio lì, come ha detto, esistevano le proprietà, il palazzo di Buoso da Dovara. Purtroppo la lapide è illeggibile e io devo veramente ringraziare un socio della società storica, il signor Mario Dadda, che ci ha segnalato, ci ha ricordato la presenza di questa lapide, perché in realtà chissà quante volte ci siamo passati davanti e non l'abbiamo mai notata. Non è detto che al termine degli incontri danteschi non si possa pensare magari a una rimesso, cioè a una ripresa della lapide e magari un rifacimento, una ricoloritura delle lettere, perché è completamente illeggibile. Come sempre, io purtroppo ho il vizio poi di fare il commento alla conferenza del relatore, ma mi viene un po' spontaneo, come ho detto tante volte, la mia anima di ex archivista ritorna sempre a galla. Io ripeto, ringrazio veramente Elisa per questo incontro diverso dal solito, ma tutti gli incontri a cui abbiamo assistito sono stati interessanti proprio perché molto diversi uno dall'altro e che ci hanno veramente, credo, e arricchito. La prossima volta entreremo nel mondo dell'arte. Avremo la professoressa Mariella Morandi, molti la conosceranno, che esperta soprattutto, lei ha studiato molto le mura della città, che prenderà per mano Dante, lei stessa, e lo condurrà un po' a conoscere la città del suo tempo. Quindi molto probabilmente lo condurrà a vedere le mura, alcune chiese, insomma ci farà conoscere aspetti della città del tempo di Dante che molto probabilmente non sono oggi, non ci sono più o non sono più come al tempo di Dante. Io ringrazio ancora tutti e do l'appuntamento a giovedì prossimo appunto con la professoressa Mariella Morandi. Buonanotte a tutti. Angela, scusa, se qualche ospite volesse fare domande o scrivere... No, ma non si possono fare domande, non c'è... Devi scrivere nella chat. Nella chat oppure sulla mail.